Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi voglio fare una cosa un po' diversa, cioè voglio creare con voi un servizio su Linux usando systemd. Che cos'è un servizio? Un servizio sicuramente è qualcosa che parte da un sistema operativo, quindi un processo legato a un sistema operativo Linux, Windows, Mac o altro, anche mobile. Un esempio di servizi possono essere quelli di mount, cioè quelli che si attivano quando voi inserite una chiavetta USB o un hard disk esterno, oppure vi occupate di collegare un dispositivo con Bluetooth. Allora c'è sotto un servizio che vi evita di fare manualmente delle operatività. Su Windows è pieno di servizi e quindi tutto ci sembra semplice, ma su Linux in alcune installazioni possiamo trovare la necessità di questi servizi che magari non sono attivi. Per creare un servizio su Linux dobbiamo avere un processo, cioè uno script o un programma, lo sviluppiamo e a quel punto possiamo darlo a un gestore di servizi che si occuperà poi di lanciarlo, di gestirlo ed eventualmente riavviarlo se dovesse crashare. Nel nostro caso il servizio sarà un launcher, creeremo uno script nel nostro esempio che andremo a fare fra qualche istante. Questo launcher potrà essere un servizio diretto oppure un timer che si occuperà di lanciare con una certa frequenza questo servizio, con una certa frequenza. Nel nostro caso il timer avrà una frequenza che avvierà il servizio vero e proprio, cioè il processo. Altrimenti c'è anche la possibilità di fare un launcher che avvia semplicemente il processo diretto senza la frequenza ciclica. Andando rapidamente, perché così passiamo al codice che è la parte più interessante, che cos'è systemd? Systemd è uno dei sistemi che si occupa di gestire i processi. Uno tra i più popolari e attivo su tante distribuzioni, tra cui Ubuntu e Arch Linux, quelle che ho verificato. Alla fine quello che a noi interessa è che nacque in un certo momento con Red Hat Linux, fu adottato da Debian, insomma, ha preso la sua popolarità e quindi attualmente è utilizzato parecchio. Eccoci qui su Ubuntu, l'avevamo installata prima in uno dei video che avevo fatto in precedenza su VirtualBox, così chi non avesse Linux può comunque provarlo su Windows stesso, appunto con l'emulazione. Io utilizzo due strumenti, Git e Visual Studio Code, che ho spiegato come installarli in uno dei miei video precedenti, che allego qui sotto insieme all'installazione di Ubuntu in descrizione. Lavoriamo su Linux, quindi seguite le parti che riguardano solo Linux. E prima di tutto andiamo sul sito github.com hobinformatico/servizio_systemd, che anche questo vi allego sotto, così vi copiate già i file senza doverli scrivere a mano. E qui fare https copia. In questo modo abbiamo copiato cosa? La sorgente da cui ci recupereremo questi file. Allora apriamo Visual Studio Code, apriamo il terminale. Vi avevo suggerito di creare una cartella works, nel mio caso c'è già. Se vi mancasse fate make dir works, perché lavoreremo su questa. Fate ls per controllare che ci sia qui, che esista nella lista. A quel punto facciamo cd works, così è solo per mantenere in ordine le cose, per chi avesse il dubbio del perché lo stiamo facendo. Qui usando il programma git che abbiamo installato prima nelle guide, cloniamo dall'indirizzo i file, quindi premiamo invio. Se fate ls, mentre prima era vuota, se non avevate altro, nel mio caso c'era già questa cartella, vi creerà la cartella servizio systemd. Dobbiamo entrarci dentro perché conterrà i file che servono a noi. E qui riapriamo un'istanza di code oppure semplicemente facciamo apri file e la facciamo manualmente. E qui ci troviamo i file che venivano dal mio repository. Allora, vediamo i file insieme. Questo è il file primario. Questo è lo script, cioè quello che è il processo che verrà eseguito con una certa frequenza. Che cosa fa questo script? È abbastanza semplice. Definisce un percorso di un file che si chiama miofile.txt e qui non si limita che prendere il percorso, controllare che questo file esista. Se esiste, prende questa stringa, questo messaggio, e lo butta dentro il file che si trova in home.utente.log.txt, che praticamente è dove si trova la cartella work. A questo punto gli accoda il
messaggio. Se il file non esiste, lo crea. Se invece il file non esistesse, accoderà questo messaggio. Questo servizio andrà con una certa frequenza che stabiliremo. Quindi voi in diretta, mentre lui sta girando, potete cancellarlo sotto i piedi a questo servizio oppure ricrearlo e vedrete che il messaggio nel file log che vi creerà sarà chiaramente cambiato perché reagisce in diretta con quello che succede ed è quello che vogliamo, cioè che il servizio in tempo reale reagisca e faccia delle operazioni per noi. Potete anche qui lanciare l'avvio di un programma, magari in Python o qualcos'altro, cioè avete completa libertà. Ora occupiamoci di quello che noi abbiamo previsto, cioè la possibilità con timer, un timer che lancia il servizio. Quindi noi non lanciamo direttamente il servizio, ma il timer che ne fa le veci nostre del lancio. Che cosa fa questo timer? Qui mettiamo una descrizione, qui inseriamo i secondi dopo i quali deve avviarsi dall'avvio del computer e qui ogni quanto deve avviarsi questo processo dopo chiaramente quei 10 secondi iniziali. E lo unit è semplicemente il servizio che lui si occuperà di lanciare. Questo invece è le informazioni sul processo e quindi sul target di cosa va lanciato. Il nome dei file lasciamoli invariati, vi sconsiglio di modificarli, altrimenti dovrete modificarli entrambi e anche il contenuto qui. Check file deve essere unico, altrimenti non si trovano a vicenda. Come funziona l'installazione di questi file? Allora, avviamo il terminale, verifichiamo che ci troviamo nella cartella giusta, quindi sì, perché troviamo i file che abbiamo qui su. Possiamo lasciare nella home, che nel nostro caso è un realpath, potrete vedere dove vi trovate effettivamente. Allora, noi ci troviamo qui. Vogliamo che questo checkfile.sh si trovi all'interno di home utente. Perché? Perché qui nel timer avvierà il servizio, lui lo cercherà qui, quindi se non lo trova non lo troverete, non partirà mai. Quindi cosa facciamo per fare questa operazione e metterlo dove serve? Copy ckfile.sh dove? In home utente e copiamolo. Ora, se facciamo ls home utente, troveremo che qui c'è questo file che prima non esisteva perché l'abbiamo copiato. Quindi questa prima parte è fatta. Adesso dobbiamo copiare i file service.timer nella destinazione corretta. Se siete arrivati a questo punto, magari vi state provando su altre distribuzioni, sappiate che c'è comunque un modo per vedere se systemd lo avete installato o è attivo sul vostro sistema. La rendiamo banale, basta controllare che esista la cartella etc systemd system. La cartella esiste, c'ha qualcosa dentro e quindi vuol dire che non abbiamo ricevuto chiaramente errore, quindi vuol dire che questo servizio è attivo. Dobbiamo spostare qui dentro, come potete immaginare che ci sono già i punto service. Dobbiamo spostare qui dentro questi altri due file che rimangono. Quindi copy, questa volta lo dovete fare con sudo copy. Allora non lo prende perché diamo sudo. Quindi check file.service dove in etc il percorso di prima systemd system. Qua mettiamo la password e il primo è stato copiato. Copiamo il secondo che è lo stesso nome, punto timer. Copiato. Verifichiamo che tutto sia ok, ls e troviamo i nostri file. Occupiamoci di rendere eseguibile, questo l'avevo dimenticato, di rendere eseguibile lo script, cioè il ck underscore file.sh. Come si fa? chmod più x e prendiamo il percorso del file dove l'abbiamo copiato, home utente ck file. Abbiamo fatto tutti i passaggi più fastidiosi, adesso ci occupiamo di avviare ed abilitare il servizio. Attivarlo e da ora in poi verrà avviato anche all'avvio del sistema. Systemctl enable checkfile.timer. Ricordatevi che normalmente si fa il punto service. Nel nostro caso abbiamo il timer perché è lui che avvia service, quindi service lo possiamo completamente ignorare, non è necessario attivarlo. Abilitiamolo, ci chiede la password correttamente e lo ha attivato, ci dice che ha creato il link simbolico in questa posizione. Ora avviamolo. Diamo ancora la password, lo ha avviato. Controlliamo lo stato del servizio.
Allora, lo stato ci dice che è attivo, è stato caricato, abilitato, attivo e qua ci dà la descrizione che abbiamo impostato sul timer e ci dice proprio il log di quando è stato avviato e tutte le informazioni insomma che ci servono. Allora, spostiamoci nella home e vedremo che lui ha generato il file log.txt. Se lo apriamo, lui sta spammando sul file, il file non esiste perché ogni 2 secondi lui comunque lavora. Creiamo il famoso file che era l'attivatore per cambiare messaggio. Allora, per creare il file, noi possiamo aprire un terminale e fare nel modo più semplice touch miofile.txt. Se non ricordo male, era questo che controllava. Sì. Creiamolo. Qui ci troviamo il file. Riapriamo il file. Il file esiste, riapriamo, il file esiste perché ora lo sta trovando e sta continuando a controllarlo. Questo è il processo più banale. Proviamo a eliminarlo e noteremo ora che il file non esiste perché non lo trova più. Quindi il servizio funziona perfettamente. Poniamo il caso che vogliate disattivarlo, o meglio stopparlo, è sufficiente come dice la parola stessa stop. Se controlliamo lo status, il not available è disattivato, ecco, disattivato con successo. La durata è stata 2 minuti perché è stato stoppato. Ora vogliamo disabilitarlo definitivamente. Basta fare disable. Abbiamo disabilitato il servizio. È stato rimosso il link simbolico. Lo status chiaramente cambia, come vedete è disabilitato e il servizio non è più attivo. Io direi che per questo è tutto. È stato forse un video un po' lunghino, ma volevo farvi vedere tutti i passaggi possibili per poter avere il controllo completo del vostro processo. Qualora voi voleste fare delle modifiche, come vi dicevo, è sufficiente modificare questo, stoppare il servizio e riavviarlo. In questo modo siete sicuri che non stia caricando eventualmente il file vecchio, insomma. Per questo video è tutto, vi ringrazio per l'attenzione. Mi fa molto piacere vedere magari dei vostri commenti, così posso chiarirvi dei dubbi o migliorare i miei video in futuro. Vi ringrazio, un saluto.